Buongiorno, buongiorno, sono le 10:23 del martedì 27 settembre. Buongiorno a tutti, ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Ieri che avevo detto sul video di Brazzaville, non c'è mai fine alle sofferenze di un tifoso interista. E quale modo migliore per portare un video su Milan Screen, ragazzi? Prima di tutto però lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella Skriniar, ragazzi. Skriniar, è ancora Skriniar. Skriniar, il rendimento del giocatore è ormai calato sotto i livelli standard dello slovacco. Ma perché? Perché c'è la situazione contrattuale, perché ci sono state voci di calciomercato per tutta l'estate PSG-Inter. Probabile. Molto probabile. L'Inter voleva 70 milioni e il PSG aveva offerto 50. E l'Inter ha rifiutato. L'Inter ha blindato Skriniar. L'Inter si è tenuta Skriniar. Ma questo Skriniar ormai ha la testa staccata da tutto. Ha la testa staccata di tutto. Il rinnovo del contratto per ora ancora non si è fatto. Non si è fatto perché Skriniar e gli agenti vorrebbero 7 milioni e mezzo netti a stagione. Beh, l'Inter, compresi i bonus, non andrà oltre i 6 milioni. Quindi è facile la soluzione, ragazzi. O si perde a gennaio, o si perde a giugno a parametro zero. L'Inter ha distrutto un giocatore quest'anno. Il giocatore voleva andar via con 50-60 milioni facci di cassa e potevi prenderti Bremer. Madonna santa, Madonna. E quindi ragazzi, a gennaio, se PSG ci bussa alla porta e busserà alla porta, potrà prenderselo praticamente a 25-30 milioni. Che comunque, visto Skriniar, è comunque una plusvalenza perché arrivò all'Inter per 10 milioni di euro, forse. Non ricordo molto bene. Fatto sta che l'incontro con gli agenti di Skriniar avverrà dopo il ritorno col Barcellona, quindi la porta è ancora semiaperta per un rinnovo di contratto, ma ragazzi, il PSG ha già l'offerta pronta per il contratto e sono 9 milioni per 5 anni, quindi Skriniar penso che, anche se l'Inter arriverà, non so, a 7 milioni bonus compresi, si cercherà di venire incontro, per me non resterà, non resterà, deve continuare la sua crescita. Deve appunto provare nuove esperienze e lo capisco, e lo capisco, però la gestione della società, ragazzi, la gestione della società in questa trattativa di mercato è stata fallimentare, fallimentare. Ripeto, potevi vendere Skriniar a 60-50 milioni, quanto te ne ha chieste il Paris Saint-Germain, e prendevi Bremer, visto che se ne parlava a gennaio di Bremer all'Inter e poi andava alla Juve. Vedremo, ma non sono convinto che Skriniar rimarrà all'Inter. Bisogna vedere se rimarrà all'Inter fino a fine stagione o se ne andrà a metà stagione. Questo è l'unico dubbio che si ha. Non ho molte aspettative sull'incontro che avranno gli agenti. Però
con la dirigenza Inter dopo il ritorno col Barcellona, fissato questo appuntamento. E niente. Comunque vada la cosa, dobbiamo essere riconoscenti a Milan Skriniar che fino all'anno scorso ha fatto il devasto, il devasto. Poi le vie uscite di mercato probabilmente l'hanno destabilizzato e sta stagione il culmine è stato l'autogol contro l'Udinese. Ma tutta la difesa non ci sta capendo nulla. Tra De Vrij che è ormai un mezzo professionista. Ma con la nazionale olandese è un mostro, perché non ha rischiato nulla il quarto d'ora che è entrato. Tra Bastoni che è in un momento di appannamento generale, vedi ieri con l'Ungheria aveva praticamente causato un rigore, forse un'espulsione che però la VAR non ha dato, e Skriniar che nel suo momento peggiore di carriera ci sta rimettendo l'Inter. Ci sta rimettendo l'Inter per un errore della stessa dirigenza dell'Inter quest'estate. Perché ripeto, se si vendeva Skriniar, si prendeva Bremer, la Juve non faceva niente per Bremer, tu avevi Bremer al posto di Skriniar. E difesa 3, lui sta facendo fatica alla Juve perché gioca con la difesa 4. Quindi avevi già il modulo per Bremer, ma no. Questa è la sofferenza di noi interisti. Skriniar andrà al PSG a gennaio o a fine stagione a parametro zero? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Mamma mia. Ancora una buona giornata a tutti, ragazzi. Fatemi sapere come state qui sotto nei commenti. Sempre, sempre la salute prima di tutto. Lasciate un like, commentate appunto con la vostra qua sotto. Gennaio o parametro di zero. Questo è il rebus che ci faremo tutti. Iscrizione al canale attivando la campanella. Passate nel link in descrizione. Calcio Champagne. È uscito lo shorts della live reaction ai gol degli azzurri di ieri sera. Iscrivetevi anche lì che mancano pochi iscritti ai 100 iscritti, subito, subito, subito. Bar dei tifosi Channel, con tutti i 300 iscritti, ma si è fermito un po'. Venerdì dovremmo tornare in live. E poi, se volete seguire il sottoscritto sui social, beh, Instagram, TikTok e Twitter ce l'avete qui sotto nei commenti. Nella sezione informazioni c'è anche il canale Telegram del sottoscritto. Qui da me è tutto. Ancora una buona giornata a tutti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bella! Mamma mia, che sofferenza!